Buongiorno a tutti e benvenuti a questo terzo appuntamento con la Asian Development Bank. Questo è il terzo appuntamento nel giro di pochi mesi con la Asian Development Bank e siamo molto contenti oggi di avere anche due nuovi speaker rispetto a quelli che abbiamo avuto tradizionalmente negli eventi passati. Mentre aspettiamo che si colleghino anche coloro che si sono registrati, diamo un'occhiata rapida al programma, come di consueto. Avremo gli opening remarks di Giovanni Rocca, del gruppo di lavoro della cooperazione internazionale di Confindustria, una nostra vecchia conoscenza presente anche nelle altre edizioni di questi development webinars. E dopo il saluto introduttivo di Giovanni Rocca, entreremo nella ADB, e avremo, diciamo, come saluto introduttivo Sergio Lugaresi che poi presenteremo e ci darà un quadro del board dell'ADB, dell'attività del board della banca. A seguire entreremo nella fase, diciamo, metteremo le mani in pasta, quindi entriamo nel vivo del procurement e in questo, diciamo, in questa parte analizzeremo un po' tutte quelle che sono le fasi del procurement a partire da la presentazione dell'offerta, come presentare le nostre offerte senza rischiare di essere esclusi, tips, do's and don'ts. Sarà divisa tra due relatori, abbiamo Ryan Causar che parlerà in italiano e che è il direttore del procurement della ADB e la parte, diciamo, più tecnica sarà poi diciamo portata avanti da una nostra vecchia conoscenza, Kevin Moore, che è stato così gentile ad essere con noi anche nei precedenti due webinar e che già conosciuto da molti di voi. Infine, alle 15 avremo la parte delle Q&A, una sessione molto robusta, una mezz'ora intera di question and answers, per cui non siate timidi, mandate le vostre domande. E infine, a partire poi dalle 16, abbiamo lasciato un po' di intervallo, avremo gli incontri one-to-one. Ecco, gli incontri one-to-one, ci sono ancora dei slot liberi, volevo appunto informarvi, ho qui il calendario delle agende. Quindi per chi di voi voglia ancora presentarsi per richiedere un incontro con uno dei tre relatori della ADB, potete farlo. A breve verrà inviato in questa chat il link per poter richiedere un incontro. Basta che ci clicchiate sopra e se c'è uno slot libero rimasto disponibile, potete prenotarvi per questi incontri riservati one to one. Un breve accenno ai tre relatori di oggi. Sergio Lugaresi è il direttore esecutivo della ADB, della constituency italiana della ADB, che comprende anche altri paesi europei. Erano molti anni che non avevamo un direttore esecutivo italiano, ne siamo lieti che Sergio sia qui. Sergio si presenterà, ci dirà un po' del suo background e dell'attività come board member della ADB. A seguire abbiamo Ryan Causar. Ryan Causar, rispetto del nome, è italiano, è italo-pakistano, parla perfettamente italiano, nonostante sia cresciuto a Roma, è un interista sfegatato. Ryan ci parlerà, il direttore del procurement della banca da diversi anni, ha una lunga esperienza pregressa nel settore privato, Consumer Bergé e altre multinazionali, occupandosi sempre di procurement. E infine abbiamo la nostra vecchia conoscenza from County Galway in Irlanda, Kevin Moore, che è collegato con noi anche oggi, e Kevin ci darà una mano per entrare un po' in nuts and bolts di tutte le procedure del procurement della banca. Ecco, diciamo, questo è più o meno quanto. Adesso non mi rimane che dare la parola al dottor Giovanni Rocca, cui prego poi di passare la parola agli altri relatori che verranno dopo di lui, in particolare Sergio Lugaresi e poi Ryan e Kevin. È tutto per il momento. Giovanni Rocca, prego, il floor è tutto suo. Grazie ancora e saluto tutti, gentili imprenditori, cari colleghi, signore e signori. Vorrei innanzitutto darvi il benvenuto a nome di Confindustria a questo incontro dedicato agli strumenti messi a disposizione delle imprese italiane dalla Banca Asiatica di Sviluppo. Si tratta in realtà del quarto development webinar organizzato negli ultimi mesi insieme all'ICE ed in collaborazione con le principali banche regionali e multilaterali di sviluppo. Un programma che ha già visto la partecipazione di oltre 500 imprese e che solo oggi, per esempio, sono prenotate 91 imprese. E che si arricchirà al rientro dalla pausa estiva con un nuovo appuntamento dedicato al procurement della World Bank.
Prima di iniziare il mio breve intervento di saluto, ci tenevo a ringraziare per aver accettato il nostro invito Sergio Lugaresi, direttore esecutivo per l'Italia, Francia, Spagna, Svizzera e Portogallo dell'Asian Development Bank, e Rehan Kausar, direttore procurement della banca. Come noto, Asian Development Bank è un'istituzione storica nel programma delle banche regionali di sviluppo. Nasce infatti nel 1966 su forte impulso giapponese, con l'obiettivo di sostenere la produzione alimentare dei paesi allora in via di sviluppo, come Indonesia, Filippine, Thailandia, Malesia e Corea del Sud. Negli anni la mission della banca si è progressivamente estesa fino a ricomprendere l'eliminazione della povertà nella regione dell'Asia Pacifico. Gli strumenti di cui ADB si avvale per raggiungere questo obiettivo sono principalmente prestiti, assistenza tecnica, garanzie e investimenti azionari, per un valore che nel 2020 ha raggiunto l'ammontare di circa 31,5 miliardi di dollari. Lo scoppio della pandemia, come per la maggior parte delle istituzioni finanziarie internazionali, ha impresso una forte accelerazione all'operatività della banca, che lo scorso aprile ha lanciato un piano di sostegno da 20 miliardi di dollari per permettere a 26 paesi della regione di far fronte all'emergenza sanitaria. La natura straordinaria del 2020 ha inoltre fatto sì che lo scorso anno ADB destinasse circa il 45% dei suoi interventi ai settori del management pubblico e a quello finanziario. Tradizionalmente l'ambito operativo principale della banca riguarda invece le infrastrutture e i trasporti, con circa il 30% degli impegni, seguito dall'energia che occupa quasi il 20%. In termini geografici, il 37% del valore complessivo dei progetti finanziati dalla banca è destinato ai paesi del sud-est asiatico, seguiti per il 29% da quelli dell'Asia meridionale e con il 21% dall'Asia centrale. È interessante notare come le operazioni realizzate nel 2020 dall'ADB in diretta collaborazione con il settore privato siano state pari al 21% del totale e che l'obiettivo della banca è portare questo percentuale ad un terzo entro il 2024. ADB conta oggi 68 paesi membri, 49 dei quali provengono dall'Asia Pacifico, per un capitale sociale di quasi 148 miliardi di dollari. L'Italia è stata tra i fondatori della banca, avendone sottoscritto circa 2,7 miliardi di dollari di capitale sociale, circa 1,8% del totale, a cui si sono aggiunti oltre 1,2 miliardi di dollari di contributi a fondi speciali. Attualmente Asian Development Bank è impegnata nell'implementazione di una nuova strategia per il prossimo decennio, denominata Strategia 2030, per una regione Asia-Pacifico prospera, inclusiva e sostenibile. L'obiettivo è adeguare l'azione della banca alle sfide che interessano la regione ad uno scenario che, per quanto in evoluzione, mantiene alcune caratteristiche peculiari. Nonostante i progressi conseguiti negli ultimi anni, povertà e disuguaglianze sono infatti ancora diffuse nell'Asia Pacifico. Il bisogno infrastrutturale necessita di enormi finanziamenti e il cambiamento climatico rischia di generare disastri naturali più che in ogni altra parte del mondo. Ne abbiamo avuto anche recentemente degli esempi, purtroppo. Per rispondere a queste esigenze, nei prossimi 10 anni, ADB si concentrerà su 7 priorità operative, ovvero affrontare la povertà residua e ridurre le disuguaglianze, accelerare i progressi della parità di genere, affrontare i cambiamenti climatici, rendere le città più vivibili, promuovere le integrazioni regionali, favorire lo sviluppo rurale e la sicurezza alimentare e infine rafforzare la governance e le capacità istituzionali. Ciò si tradurrà in impegni concreti. Cito quello forse più importante: almeno il 75% delle operazioni finanziate dalla banca entro il 2030, sia sovrane che non sovrane, andranno a sostenere la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, per un ammontare complessivo di circa 80 miliardi di dollari. Questi aspetti saranno approfonditi fra poco da Sergio Lugaresi,
che dallo scorso ottobre è direttore esecutivo della banca, con responsabilità anche per l'Italia, e che potrà fornirci una panoramica esaustiva sulle opportunità offerte alle imprese italiane dalle attività dell'Asian Development Bank. Saluto con veramente trasporto Sergio, perché ha impresso un cambio di marcia notevole all'attività del direttore esecutivo, quindi devo dire va veramente onore a Sergio. Seguirà dopo l'intervento di Rehan Kausar, direttore del procurement, illustrerà invece nel dettaglio le procedure che disciplinano il nuovo ciclo degli acquisti della banca, che sono state aggiornate nel 2017 con l'approvazione nuovo procurement framework, che prevede fra l'altro il passaggio dall'approccio one size fits all a quello fit for purpose. Solamente lo scorso anno ADB ha sottoscritto oltre 6.900 contratti di acquisto per un valore record di 10,3 miliardi di dollari, il 12% in più rispetto al 2019 e addirittura il 30% in più rispetto ai livelli del 2016. Il 60% dell'ammontare complessivo è destinato ai lavori, il 13% relativamente a beni e servizi e il 7% alle consulenze. In termini settoriali, quasi il 40% di questi 10 miliardi complessivi sono andati al settore dei trasporti, seguito da quello dell'energia con il 19%, infrastrutture idriche con il 13% e sviluppo rurale il 9%. L'ultimo Country Fact Sheet per l'Italia, pubblicato lo scorso aprile, dipinge un quadro della partecipazione delle nostre imprese al procurement dell'ADB, fatto di luci e ombre. Lo scorso anno, infatti, le aziende italiane si sono aggiudicate contratti per servizi di consulenza per un valore di 22 milioni di dollari, pari all'1,67% del totale. Nessun acquisto di beni o lavori ci ha invece visto vincitori. Lo stock cumulato vede invece l'aggiudicazione di contratti da parte italiana per complessivi 1,7 miliardi, lo 0,7% del totale, 1,5 dei quali relativi ai lavori e all'acquisto dei beni e 235 milioni alla consulenza. Alcuni dei nostri principali player del settore hanno già esperienze operative presso l'ADB, fra essi la Todini, la CMC di Ravenna, l'ANAS, IRD Engineering, Valvitalia o anche Bonifiche. Ma è chiaro che esistono enormi margini di miglioramento. I progetti finanziati dall'ADB possono infatti rappresentare un importante veicolo di ingresso verso un continente sempre più al centro della crescita e del commercio globale, dove si concentreranno le maggiori opere infrastrutturali dei prossimi anni, sia in valore che per numero di progetti. Per questo dobbiamo facilitare l'accesso alle informazioni rilevanti e approfondire tutte le technicalities necessarie per presentare le offerte o le variabili determinate nella loro valutazione. È questo, in estrema sintesi, l'obiettivo dell'incontro di oggi, sul quale Confindustria intende concentrarsi. Ringrazio quindi ancora una volta i nostri ospiti dell'ADB, anche per la disponibilità a trattenersi al termine dei lavori, come è stato già detto, per una sessione di incontri one to one con le imprese partecipanti. Auguro veramente a tutti un buon lavoro. Mi scuso in anticipo, ma dovrò scollegarmi a breve per un altro impegno. Lascio senza dubbio la parola a Sergio Lugaresi, il direttore esecutivo di Asian Development Bank. Grazie. Grazie Giovanni, buon pomeriggio a tutti. Io sono Sergio Lugaresi, il direttore esecutivo per l'Italia e altri paesi. Vorrei introdurre questo incontro, che vorrei sottolineare per me è molto importante, perché una delle missioni che mi è stata affidata è quella di favorire il più possibile l'accesso delle imprese italiane al procurement dell'Asian Development Bank.
Quindi vorrei parlare un po' dell'organizzazione della banca, della strategia, ne ha già parlato Giovanni, che ringrazio, e poi alcuni consigli, diciamo, dal mio punto di vista. Come dicevo, io sono direttore esecutivo per i paesi, li ha già citati Giovanni, sono sei. Sono stato nominato dal Ministero delle Finanze in accordo con la Banca d'Italia, poi vedrete quali sono i motivi di questa, perché sono queste due istituzioni che presiedono alla decisione della nomina. Non sono però un funzionario del Ministero, ho svolto gran parte della mia carriera lavorativa nel settore finanziario, sia pubblico, ho lavorato al Fondo Monetario e anche brevemente alla Banca Mondiale a Roma, ma anche nel settore privato. Per questo, diciamo, spero di avere la sensibilità giusta per poter rispondere alle vostre domande e sostenervi. La regione cui fa riferimento, molti di voi lo sapranno, ma insomma è questa, quindi si tratta di quasi tutta l'Asia, ma non tutta, non è incluso il Medio Oriente e neanche l'Unione Sovietica, ma sono invece incluse le isole del Pacifico, le piccole isole del Pacifico. Come ha già citato Giovanni, le attività prevalentemente si svolgono attraverso la concessione di prestiti, di assistenza tecnica, ma anche di interventi di garanzia ai prestiti o direttamente di investimento in equity. Questi interventi riguardano sia il settore pubblico, quindi i governi di questa regione, sia il settore privato, le imprese che operano in questa regione. Nel totale, l'anno scorso, lo ha già citato Giovanni, sono stati impegnati oltre 31 miliardi di dollari, questi hanno dato poi luogo ad oltre 23 miliardi di procurement. Non sono pochi, l'Asian Development Bank è la seconda banca di sviluppo multilaterale dopo la Banca Mondiale, ma prima di altre banche con cui forse lavorate o conoscete, l'African Development Bank, l'Inter-American Development Bank, l'IBRD. Come è organizzata l'ADB? Sono membri, diciamo azionisti della banca, 68 stati, di cui 49 sono quelli della regione che abbiamo visto prima nella cartina, 19 sono esterni, come l'Italia e tutti gli altri paesi che rappresento. L'organo decisionale più importante, più elevato, è il Board of Governors, che è composto dai rappresentanti di ognuno degli attuali 68 stati membri. Il board approva sostanzialmente i resoconti finanziari e ogni tre anni nomina il presidente, si riunisce una volta all'anno. Per quanto riguarda l'Italia, il governatore è della Banca Asiatica di Sviluppo, è anche il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ha assistito, insomma, la sua vice è Gelsomina Vigliotti, che invece è direttore generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Veniamo invece al ruolo, diciamo, in cui è inserito il mio ruolo, che è quello dei Board of Directors. Diversamente dai consigli di amministrazione delle vostre società, il Board of Directors dell'Asian Development Bank dirige e approva direttamente, oltre che le politiche, per esempio le politiche che riguardano il settore dell'energia o dell'acqua o dei trasporti, approva tutti i prestiti e le garanzie che vengono concesse, gli investimenti e i progetti di assistenza tecnica. Approva anche i piani di indebitamento della banca e il bilancio preventivo. Siamo 12 direttori esecutivi, formalmente eletti dal board. 8 su 12 sono eletti tra i paesi della regione, quindi
siamo quattro direttori che invece rappresentano i paesi esterni alla regione. Il board, proprio per il ruolo che svolge, quindi molto decisionale, molto esecutivo, è un organismo impegnato a tempo pieno e residente nel quartiere generale della banca, che è a Manila, nelle Filippine. In questo momento non sono a Manila e non lo sono stato sin dall'inizio della mia nomina per l'eccezionale circostanza della pandemia. Gli uffici fisicamente sono chiusi, ma l'attività continua a svolgersi in modalità remota. Il presidente della banca è solitamente un giapponese e attualmente si chiama Masasugu Asakawa. Quindi siamo 12 direttori esecutivi in rappresentanza di 68 paesi. Questo fa sì che appunto ci siano dei raggruppamenti che uniscono, diciamo, il potere, il peso che ogni paese ha all'interno della banca. Qui vedete le quote azionarie, diciamo così, della banca. Stati Uniti e Giappone hanno le quote più importanti, l'Italia rappresenta l'1,8% dell'azionariato, ma è in coalizione con gli altri paesi, la Francia e la Svizzera, eccetera, eccetera, quindi raggiunge comunque un peso che è intorno al 5%, ma ancora di più, e questa è la situazione attuale del board, sono 18 direttori, come vedete, a parte gli Stati Uniti, la Cina e il Giappone, gli altri 9 direttori rappresentano gruppi di paesi. In più è anche un aspetto originale rispetto alle altre banche di sviluppo multilaterale: noi siamo in alleanza, in coalizione permanente con l'altro rappresentante di paesi europei, che attualmente è Roger Fisher, un tedesco, il suo vice è un inglese, e il rappresentante canadese, che rappresenta anche i paesi europei del nord. Quindi insieme raggiungiamo un peso di rappresentanza dell'azionariato che è vicino al 20%, e questo ci dà una forte influenza sulle decisioni del board. La banca, oltre ai tre organismi apicali, il Board of Governors, il Board of Directors e il Presidente, poi è articolata in vicepresidenze, 6, le quali presiedono poi alle strutture operative. Qui ho segnato in giallo le strutture operative che sono di vostro diretto, potrebbero essere di vostro diretto interesse. Il mio suggerimento, poi ci arriveremo alla fine, è di organizzare incontri con queste strutture. Se rappresentano da una parte sotto regioni della regione Asia-Pacifico, quindi l'Asia del Sud, l'Asia centrale e occidentale, l'Asia orientale, il Pacifico, l'Asia del Sud-Est. Ma poi ci sono anche, oltre alla direzione di procurement, eccetera, di cui abbiamo qui oggi il direttore Rehan e Kevin, che è uno specialista che voi conoscete, è molto competente. Le altre sono strutture invece, che presiedono più sulle politiche e in cui vi sono gli esperti settoriali con cui molto probabilmente sarebbe utile, se siete interessati, organizzare degli incontri. Non mi dilungo troppo, la conoscete, il continente è un continente fortemente dinamico, c'è chi parla del secolo dell'Asia, molto dinamico, cresce in maniera rapida, è stato un caso di successo già nei decenni passati. Nonostante questo, rimangono ancora delle aree enormi
di sviluppo che riguardano l'accesso all'elettricità, la viabilità, i mezzi di trasporto, ovviamente la sanità, e questo è emerso in maniera eclatante durante la pandemia, ma anche le infrastrutture di information technology. Ci sono ancora ampissime sacche di povertà, una urbanizzazione molto rapida che richiede di intervenire per rendere le città vivibili. Della strategia della banca ne ha già parlato Giovanni, quindi non mi devo dilungare, ma è importante sottolineare che queste sette priorità sono molto importanti per discriminare i progetti e per giustificare, diciamo, l'assegnazione di determinati progetti ad alcune imprese. Quindi sia nella fase propositiva sia nella fase di applicazione è molto importante sottolineare il contributo e le soluzioni che le imprese italiane possono, che voi potreste dare a uno o più di questi obiettivi di lungo periodo. Anche di questo ne ha già parlato un po' Giovanni. Noi siamo 49esimi nel 2000 in termini di numeri di contratti. Gli altri paesi della constituency che rappresento vanno un pochino meglio, la Francia e la Spagna e addirittura la Svizzera. C'è molto da imparare anche dalla loro esperienza e qui arrivo all'ultima parte, diciamo, di questa breve introduzione, ed è che per avere successo con i progetti dell'Asian Development Bank bisogna assumere una mentalità, un approccio di investimento di lungo periodo. Ci vuole tempo per avere successo, bisogna essere disposti a fare un investimento iniziale in conoscenza reciproca. È necessario monitorare i settori e i paesi in cui siete interessati. Ad oggi questo è reso molto più semplice dalle ricchezza di banche dati e dalla possibilità di ricevere warnings, avvertimenti in tempo reale, ma soprattutto quello che vorrei sottolineare è farsi conoscere. Come Giovanni Rocca sa bene, è importante incontrare gli esperti dei settori, dei paesi, farsi conoscere anche nei paesi stessi. Si può poi successivamente giungere anche all'organizzazione di seminari che vengono chiamati brown bag, sono seminari informali in cui partecipano gli esperti del settore e in cui voi potrete avere la possibilità di esporre delle soluzioni originali, delle realizzazioni fatte che possono essere di interesse per i progetti della banca. Noi come ufficio del direttore esecutivo, io stesso, come dicevo all'inizio, siamo a vostra disposizione per organizzare questi incontri. Io con questo vi ringrazio, rimango a vostra disposizione per le domande e poi per gli incontri. Credo, Bernard, sia tu che debba prendere. Sì, adesso diamo la parola a Rehan Kausar. Adesso spengo la condivisione dello schermo. Rehan, se vuoi accendere la telecamera e vuoi iniziare la condivisione della presentazione, puoi. Bene, ecco, adesso faccio lo screen sharing. Un attimo di pazienza. Eccomi qui. Ok. Va bene, ok. Si vede bene la presentazione? Sì, si vede bene. Vuoi forse ingrandirla? Perfetto, sì, esatto. Lì. Ok, ok. Benissimo. Adesso si vede bene. Va bene, allora anch'io adesso colgo l'occasione per salutare tutti i colleghi. Signore e signori, buongiorno. Come spero di trovare anche qualche amico interista, come già accennato da Bernard durante la presentazione. Sono Rehan Kausar, sono il direttore del Portfolio Management Division della Banca Asiatica di Sviluppo e sono nell'ADB da circa 14 anni.
Prima di questo ero alla Banca Mondiale per un periodo un po' più breve e poi sono passato all'ADB e sono riporto al direttore generale del Procurement Portfolio and Financial Management Department, che è un support department dell'ADB. Noi siamo quelli che siamo incaricati di praticamente di supervisionare la gestione delle linee guida del procurement. Io ho qualche slide che, cioè, non vorrei ripetere quello che è già stato detto prima, e allora passo subito a questo per condividere come abbiamo un portafoglio, il portafoglio sovrano. Poi, perché il procurement, l'importante è, che vorrei precisare è che il procurement copre il lato sovrano della banca, cioè nonostante che abbiamo il corrispondente della IFC, che sarebbe il Private Sector Operations Department, lì i prestiti sono non sovrani, cioè non sono garantiti dal governo, sono delle entità, prestiamo, cioè i beneficiari sono gli enti, le entità, cioè le enti private, mentre noi qua, con questo portfolio qui che è sovrano, stiamo parlando dei prestiti fatti ai paesi clienti, cioè per esempio i paesi come Laos, India, Bangladesh, Indonesia, eccetera, nell'Asia e il Pacifico. Il portafoglio dell'ADB supera quasi 100 miliardi di dollari e, come già accennato dal direttore Rocca un po' nell'anteprima, è dominato dal settore dei trasporti, che sono praticamente 30 miliardi di dollari, seguito dall'energia, poi il water supply, acqua, public sector management, agricoltura, poi il settore educativo e poi altri settori che sono quelli settori tipo information and communication technology. Però qui c'è da evidenziare che il settore dei trasporti rimane sempre il settore più dominante anno dopo anno dopo anno, perché c'è molta richiesta dai paesi clienti. Allora, abbiamo, come già, anche questo già era stato menzionato un po' prima, però adesso vorrei parlare un po' più in dettaglio dal dottor Rocca, che abbiamo mosso quasi 7.000 contratti solamente nel 2020, per un ammontare complessivo di 10 miliardi e 300 milioni di dollari, e che se lo dividiamo nei goods, che sarebbe la fornitura dei beni, che sono quasi 1 miliardo e 380 milioni, seguito dai lavori, che è 6 miliardi e 8, poi other related services, che sono, diciamo, le spese, quelle che sono i small item, small expenditures, le spese quelle più piccole, e poi ci abbiamo i servizi di consulenza che sono quasi su una media di 700 milioni di dollari all'anno. Qua abbiamo anche evidenziato che l'anno scorso abbiamo speso per rispondere alla pandemia del COVID-19 79 per la fornitura dei beni, 9 milioni per quanto riguarda i lavori e 11 milioni per i servizi di consulenza. Adesso, se vediamo l'Italia, da questa tabella qui, se vedete l'Italia, per quanto riguarda il cumulative procurement, cioè queste sono la fornitura dei beni, dei servizi di consulenza e anche dei lavori, è classificata al 19° posto. Cioè, vedete che i primi paesi sono quasi tutti paesi asiatici. Non sorprenderà nessuno che la Cina sia numero uno, poi l'India numero due, poi seguita dall'Indonesia, Corea, eccetera. E il primo paese europeo che vediamo è la Germania. Poi dopo la Germania c'è il Regno Unito, Francia, e poi arriva l'Italia. Cioè l'Italia praticamente è la quarta nazione più grande in classifica, cioè per quanto riguarda il cumulative procurement eseguito dall'ADB dal 1968, cioè praticamente dalla fondazione fino ad oggi, fino al primo trimestre del 2021. Questo è il cumulative, queste sono, cioè cumulative intendo dire con tutte le modalità che sono
i lavori, la fornitura dei beni, consulenze. Però se vediamo, se andiamo su questo prossimo slide, che sono, forse ho saltato uno slide, questo è il works, questi sono i lavori, e qui l'Italia migliora di qualche posizione, ma siamo sempre al 15° posto. La Germania è sempre sopra di noi, che sta all'undicesimo posto. E ancora sempre la Cina e l'India, la Corea, il Bangladesh, i paesi asiatici che dominano un po' i lavori. Poi i servizi di consulenza qui cambiano un po' le cose. Lo scenario cambia qui perché vede adesso che l'America, i paesi diciamo quelli più sviluppati, cioè l'America, gli Stati Uniti, gli United States, l'Australia e il Regno Unito, sono tra i primi tre, seguiti dall'Indonesia e l'India, e poi ci sono la Francia, la Germania. E ancora qui l'Italia è classificata al 17° posto, sotto la Svizzera, l'Olanda, e la Nuova Zelanda e il Canada. Questo è un po' il quadro del procurement complessivo, del procurement dal 68 fino ad oggi. Allora, noi abbiamo cambiato un po' la strategia del procure, perché aveva già menzionato anche il dottor Rocca all'inizio che siamo passati da un rules-based a un risk-based procurement. Praticamente, cioè, adesso prima era, diciamo, il prezzo inferiore che vinceva la gara. Adesso invece abbiamo quello che vorrei precisare, è che non conta solamente il prezzo, ma anche la qualità della tecnologia, la qualità, cioè la sostenibilità, la qualità dei lavori. E allora prendiamo in considerazione tanti di questi altri fattori e lo chiamiamo, questo sistema viene definito il Merit Point System. Cioè, non è solo il prezzo che è per aggiudicare la gara, ma la gara va aggiudicata prendendo anche in considerazione, oltre il prezzo, anche queste altre, tipo la sostenibilità, la tecnologia, il gender, l'attenzione al cambiamento climatico. E questo è entrato in vigore nel 2017, a luglio preciso. Adesso siamo ormai in piena attuazione di questo nuovo quadro normativo, però ci sono ancora dei vecchi progetti che seguono i guidelines che erano del 2015, però pian piano sono in fase scadente e presto usciranno fuori dal nostro portafoglio, e poi interamente il nostro portafoglio comprenderà solo i progetti che sono stati approvati sotto con i nuovi procurement guidelines. Come vorrei ripetere ancora che questi guidelines sono applicati solamente per i progetti, quelli sovrani, per quelli non sovrani. C'è sta solo un paragrafo di qualche riga presente nella policy che semplicemente dice che i progetti per quanto riguarda i prestiti non sovrani devono essere in linea con le pratiche, diciamo le migliori commercially best practices, come si dice in inglese, che sono lì presenti. Perciò è tutto sovrano di cui sto parlando. Allora, noi, per quanto riguarda con il nuovo quadro normativo, abbiamo introdotto, prima era concentrato sull'economia, l'efficienza, la correttezza, la trasparenza, abbiamo introdotto anche la qualità e la value for money, che è molto molto importante per vedere che abbiamo l'offerta che abbiamo ricevuto sia la migliore offerta. E poi Kevin ne parlerà in più dettaglio. Allora, i maggiori cambiamenti dal vecchio guideline a quello nuovo è che dal rules siamo arrivati al risk principle based procurement, poi abbiamo stabilito, questo secondo me è una cosa abbastanza rivoluzionaria, che abbiamo stabilito questi alternative procurement arrangements, cioè se abbiamo un progetto, diciamo, per la costruzione di una centrale elettrica, che è cofinanziata,
sia dall'ADB e sia dalla Banca Mondiale, e magari ci sia anche un terzo finanziatore, anziché come prima l'agenzia, il paese, il cliente, il paese cliente, anziché seguire le linee guida di 3 multilaterali per ogni gara, per ogni package del procurement, anziché adesso può usare le linee guida di solo una MDP. Allora, per esempio, se noi stiamo cofinanziando un progetto con la Banca Mondiale è la lead lender, diciamo, il principe, diciamo l'NDB che ha elargito il prestito, diciamo, cioè il chief lender, non so come definirlo perché veramente non usiamo il termine chief lender, comunque il primary, ecco, va, diciamo il primary, il lender primario. E allora useremo, noi abbiamo già stabilito un accordo con la Banca Mondiale che saranno usate le loro linee guida e non quelle dell'ADB. E questo praticamente per risparmiare i tempi delle agenzie, quelle che, governative che stanno eseguendo, che stanno attuando il progetto e rende la cosa proprio molto, molto più efficace e speriamo anche un po' più veloce. Prima usavamo diverse modalità, international competitive bidding, national competitive bidding, adesso usiamo solo un metodo che è l'open competitive bidding, sia internazionale sia nazionale. Abbiamo anche adesso allestito un sito apposito solamente per monitorare, diciamo, i procurement complaints, perché di complaints non mancano mai complaints, c'è sempre ovviamente, ci sono delle agenzie, dei bidders che avranno qualche reclamo da fare, che magari non c'è stata la correttezza, non c'è stata la trasparenza, e perciò abbiamo adesso un sito pubblico dove uno può andare e registrare, diciamo, il loro complaint, e poi ci saranno dei tempi già prestabiliti in cui l'ADB risponderà o magari inoltrerà il complaint all'agenzia competente per rispondere o per vedere un po', indagare un po' su cosa sta succedendo. E adesso lavoriamo mano in mano con le agenzie, con i project management units del governo dall'inizio fino alla fine, e anche durante la fase dell'identificazione dei progetti, cioè praticamente lavoriamo durante tutto l'intero ciclo del progetto. Prima magari entravamo dopo che il progetto era stato approvato e avevamo già pubblicato il piano di approvvigionamento, il cosiddetto procurement plan. Adesso cerchiamo di arrivare, cioè noi adesso lavoriamo con i paesi membri molto molto dall'inizio. Dal punto, diciamo, il punto di partenza sarebbe durante l'identificazione dei progetti e poi gli studi di fattibilità, poi l'approvazione del progetto dal consiglio di amministrazione, la fase l'avviso delle gare, la valutazione delle gare, l'attuazione del progetto fino ovviamente la fine del progetto. Il project completion. E infine, anziché che adesso che tutte le gare siano approvate dal nostro dipartimento, che è il PPFD, Procurement Portfolio and Financial Department, abbiamo delegato, diciamo, l'approval authority per l'approvazione anche ai nostri uffici che sono presenti nei vari paesi, e cioè siamo presenti non so in quanti, quasi 30 paesi qualcosa, ma praticamente non tutti, cioè adesso la soglia per l'approvazione per quanto riguarda l'approvazione da parte dei miei colleghi nel mio dipartimento è superiore ai 20 milioni di dollari, cioè 20 milioni di dollari. E poi Kevin ne approfondirà un pochino di più per quanto riguarda questo argomento.
Consultancy services è molto importante. Io veramente pregherei a tutti i nostri amici, colleghi italiani di dare un po' di più attenzione ai servizi di consulenza, perché per quanto riguarda la fornitura dei beni, dei lavori, magari questo arriva in una fase più avanzata del progetto, ma i servizi di consulenza già iniziano durante l'identificazione del progetto, la fattibilità, perché abbiamo sempre bisogno di consulenti, cioè li ingaggiamo anche noi, ma sono anche quelli i consulenti che sono ingaggiati direttamente dai executing agencies, cioè le agenzie che sono incaricate per l'attuazione del progetto, quelle nominate dal governo. E praticamente la nostra spesa, come vedete, sono 730 milioni di dollari, non sono pochi. Abbiamo mosso quasi 3.800 contratti solamente nel 2020, di cui 11 milioni va bene per il Covid-19, quest'anno magari sarà molto di più, perché adesso abbiamo anche elargito un prestito, abbiamo creato un facility per prestiti per i vaccini di circa 9 miliardi di dollari, che è stato approvato a dicembre, molto molto recente. E qui allora ci sono i servizi di consulenza, sono due, cioè sono quelli due. La prima parte è quella che è pubblicata direttamente da executing agency, o diciamo dal governo, cioè il paese recipiente beneficiario, e poi ci sono quelli che sono pubblicati dall'ADB. Cioè quelli che sono amministrati dell'ADB siamo noi responsabili per pubblicare, per selezionare, per valutare, selezionare e per assegnare la gara al consulente o all'impresa vincente. Invece per quelli che riguardano le executing agencies, tutta l'amministrazione è fatta dal governo, cioè dall'executing agency. E anche qui, come ho visto prima in uno dei primi slides, eravamo forse neanche nei top 10 e dobbiamo essere. Io ho avuto tante visite di cortesia da parte di imprese italiane che sono arrivate qui per i vari seminari che abbiamo organizzato a Manila. Questi sono tempi pre-Covid. Ed erano molto interessati e hanno fatto molte domande, abbiamo risposto, abbiamo cercato di spiegare tutto, e poi sono praticamente svaniti nel nulla. E come ha detto, ha accennato il nostro direttore Lugaresi, dobbiamo cercare di non solo essere molto più attenti, di seguire attentamente le gare che sono pubblicate, ma anche di fare di sviluppare dei rapporti con colleghi all'interno dell'ADP, ma anche cercare di, molto più importante, che tanti altri, i vostri concorrenti hanno già, diciamo, collaborazioni, hanno già dei accordi con i national consultants, no? Che sono sempre molto più importanti, quelli che sono presenti sul territorio nazionale del paese cliente, che possono magari anche loro fornire dei consulenti per cercare, per migliorare, per rafforzare un po' la vostra offerta. Ok, allora questo è per quanto riguarda il consultancy services. Questo è un dashboard. Abbiamo creato questo dashboard per il procurement statistics. È praticamente un dashboard self-service. Vi tocca solamente andare sull'home page dell'adb.org. Io dopo posso fare anche una piccola dimostrazione se volete, ma è molto molto facile. È facile, è molto navigabile. Potete vedere esattamente. Questo non sono le gare che saranno pubbliche, che saranno bandite, ma queste sono le gare che sono già state completate, assegnate e sono già state aggiudicate. Però per vedere dove sono, quale settore,
vi interessa, o quale paese o quale nazionalità è presente in quali settori o in quale regione, qual è la proporzione dei servizi di consulenza o della fornitura dei beni, eccetera. Potete fare, ci sono tutte le opzioni e usa il sistema del drop-down menu, facilissimo. Andate su adb.org, andate su Operational Procurement e lì il link vi porterà direttamente a questo dashboard. Se avete qualche difficoltà a trovarlo, per favore fatemi sapere e magari vi metto il link nel chat box durante la presentazione di Kevin. Ok, allora questo è un po' un preludio a quello che adesso parlerà, che presenterà Kevin. Kevin è il nostro specialista di procurement e lui vi parlerà un po' in più dettaglio per quanto riguarda il nostro nuovo quadro normativo, il New Procurement Framework, e vi spiegherà anche come ingaggiare meglio con l'ADP. L'importante è che durante, diciamo, questa tempesta economica causata da questa pandemia che non sappiamo quando andrà a finire, e per cui questo magari è l'occasione d'oro, io direi, per tante di queste imprese italiane per cercare di internazionalizzarvi di più possibile e vedere un po' quante opportunità ci sono tramite le MDP. Come spiegato prima, abbiamo aggiudicato 10 miliardi di dollari e magari questo aumenterà adesso con questo nuovo miliardo di 9 miliardi di vaccini, e magari ci saranno altri prestiti ancora, cioè la banca è praticamente è in fase di espansione e possiamo cercare di migliorare la nostra posizione che abbiamo adesso attualmente in classifica, che non è ancora nei top 10. Io direi cerchiamo di approfittare di entrare almeno nei top 10 e vedere un po' come vanno le cose. Io mi fermo qui e passo la parola a Bernard e spengo. Grazie, grazie Rean, grazie per la tua anzi, la spiegazione dettagliata. E Kevin, we would like now to leave the floor and the screen to you. Please, you can start. Okay, thank you, Bernard. If my screen isn't moving when I pass the slides, please let me know. Good afternoon to everyone. My name is Kevin. I'm a procurement specialist with the bank, as was explained earlier. And I'm going to take some time now to talk you through some of the more technical details for the procurement of goods and works, which is what my focus will be today. As what Rehan said, the presentation is about sovereign operations, not about non-sovereign operations, which, as he mentioned, follows normal commercial best practices, whereas sovereign operations generally follow the rules of the bank. So I'm just checking on to the next slide, Bernard. As I said, if there's any issue, let me know. Okay, so before I start as well, if I speak too quickly, if my English is speaking with too much of an accent, please do let me know. ADB follows international best practice procedures, and that is valued by the companies who work on ADB-financed projects because it allows them to enter new markets with the comfort of knowing that ADB and the rules that they will be asked to follow are in line with those best practice procedures, and that they will have a fair and transparent process in which they are involved. So the main components of the procedures that we have include sort of advertising of all opportunities, all competitive opportunities, public bid openings, robust evaluation procedures, and I'll give some information on that later, an increasing focus on quality of bids, and the publication of results. So all of that sits within a process where ADB has an oversight at various stages of the procurement cycle, and I'll cover that also as we move through the slides. But not wanting to sit too long, not wanting to delay anymore, I'm conscious that it is almost 3 p.m. In Italy. I'll keep moving along. Rehan covered sort of some of the main components of the procurement policy in terms of an increased focus in the technical sides of it. There's now more a conscious direction towards improving procurement planning and risk management.
through an expanded planning component where ADB will encourage, will work with the borrower to understand more clearly what is the best procurement package, what is the best procurement structure that can be used on a project. And this is to move away from a one-size-fits-all approach to a more tapered, a more designed approach, looking at the specifics of the market. What you will should find moving forward is that there should be much more engagement from the executing and implementing agencies on our borrowers in terms of reaching out to the market. We have a process now that we call strategic procurement planning, where we work with the government to define their procurement strategy. And a key component in that is doing market analysis and doing market soundings where necessary. So in the future, you should see an increased use of roadshows, issuances of expression of interest, requests for information to the market, to contractors, suppliers, and similar entities in order to understand how the market is approaching the services that are being are the subject to the subsequent procurement activity. There is increased flexibility in procurement. Now, when we speak about flexibility, what we're very clear that this is not necessarily flexibility in terms of rules, but more flexibility in terms of the procurement design. So, you know, when we say that the borrowers have more flexibility in procurement, is what we mean is at the early planning stage, when they are designing how they want to structure a certain package, which could mean a road is split in two and divided into two lots, or there are flexibilities in terms of the type of contracts you use, flexibilities on timing, on types of evaluation you may utilize. But that does not translate into a flexibility once we enter into the procurement process. At that stage, all parties must abide by the rules of the game, and we expect and we require our borrowers to ensure that they follow the requirements of our bidding documents in complete. There was an increased focus on contract management. We have included additional procedures to increase competition. We now have abnormally low bids provisions, which mean that a borrower, if they receive a bid that is way below the market, either a cost estimate or if there are a number of bidders way below the average of those bidders, they can assess that bid as being abnormally low. And we have guidance notes on our website which show how that process should be undertaken. And if the bid is determined to be abnormally low, that bid can be rejected. So the purpose there is to ensure that any contractors or bidders who go in exceptionally low on a project and cannot justify the rates at which they've entered, they can be kicked out and removed from the process, which will improve quality, but also fairness in terms of the process that's been undertaken. So that's a quite a good addition. It's one that's appreciated by a lot of our borrowers who are often faced with a scenario having to sign contracts that they truly believe could not be delivered for the price that was taken. We also now allow the use of parent company resources, where a bidder that is part of a larger group can rely on the financial resources and the experience of that larger group in satisfying the qualification criteria that will be set in the bidding documents. And again, on that qualification criteria, I'll go into it a bit more. On evaluation options, I won't cover it. Rehan already did earlier. That is the move to away from a lowest price bid to more scoring systems that look to balance the quality, the technical and the financial scoring to deliver better outcomes. And then we have standstill periods, which allow a period of time for complaints to be entered, which allow more certainty when awards are performed. Finally, and Rehan mentioned that the tracking of procurement complaints, we have a new system. So it is just an upgrade of what we had previously, and that improved tracking and monitoring allows us to address any issues that occur. In terms of roles and responsibilities of the three parties, as we would call them in any project, that of the borrower, ADB, and the bidder, the borrower is responsible for the implementation of projects and the integrity of the procurement process through all stages. So that is the responsibility of the borrower. ADB does not release bids and or tenders in its own name. The borrower releases it under their own national legislation, and ADB performs, as I said there below, more of an oversight of the process. This is different to what happens in consulting services, especially at the early stage of the project cycle, where ADB can contract with firms to deliver certain consulting outputs. When we move to loans and grants,
which are taken out or which are provided to our recipients, if they're grants or if they're loans taken out by our borrowers, ADB takes on more of a role of an oversight to ensure that the commitments that the company made, the borrower made when they signed the financing agreement, are followed through on, and to ensure that anyone who participates in those tenders and contracts is dealt in a fair, transparent manner. The bidder themselves then are responsible really for just ensuring that they submit the bids on time and in accordance with the required structure, and for completing contracts on agreed terms. This is the ADB project cycle, and in the interest of time, I'm just going to focus on one section of it, and that's on implementation. This is the stage in the process at which the vast majority of tenders are issued, the vast majority of contracts are signed and completed. It extends from about 4 to 7, more than 7 years, the average project, and then within that, then contracts would have varying durations. But this is the stage of the ADB project cycle where you should be seeing tenders come to market for areas in which you're interested, and when you'll have the opportunity to respond to bids. In terms of our process, there is an overall planning process which takes place during the design of a project, and it looks at the procurement strategy. It develops a procurement plan which lists all the packages that will be released during the life of the project and sort of identifies procurement risks. And that is undertaken once at the beginning of the project, but kept up to date as the project moves on. Then we will have the bidding, standard bidding processes, which incorporates, you know, preparation and finalization of bidding documents to the approval of ADB, advertising for periods of time that are defined in the procurement strategy. Normally that is for a minimum of 4 weeks for nationally advertised tenders, and a minimum of 6 weeks for internationally advertised tenders, albeit for certain types of activities such as design build or design build operate projects, that period will be substantially longer to allow contractors to have sufficient time to assess all of the risks, to complete any initial designs they may need to complete, and to price the project accordingly. There may be pre-bid meetings and site visits during this time. Some of those are now being held virtually due to COVID-19. And then there's also the opportunity for questions, for bid amendments, and then for submission. And finally, the bid opening, which, as I mentioned earlier, is a public bid opening. The evaluation process is conducted by the government department that is responsible. And they're required at the end of that evaluation process to submit some documents to ADB, the bid evaluation report, upon which ADB will review and confirm that the rules of the tender were complied with in the evaluation of the results. Once that is done, ADB will give a no objection to proceeding with an award, or will query some elements of the process and require clarifications if there are certain steps that haven't been taken correctly, or if the narrative for either excluding firms or awarding firms is not robust or is not supported by the bidding documents. And finally, we have contracting, contract management, and contract management is an area where ADB is increasing its focus moving forward. Rehan spoke about open competitive bidding. I won't speak about it anymore. It is the default method that we used. It is by far the most common method of procurement within the bank and adheres to our core principles. There are other methods. Request for quotation, for example, is used for non-complex works. And this could be anything in value from $100,000, perhaps up to $1 million, but it's not purely defined on price, but more about the complexity of the what is being procured. The difference between that and open competitive bidding, there are much less complex bidding documents, the form of contract is far simpler, and the steps necessary in order to award are also shorter for the borrower. So in terms of complexity, it really is a simpler form of engagement. Limited competitive bidding is where 3 firms are invited to submit a bid on a project that has to be adequately justified to ADB, as does direct contracting, which is single sourcing a single entity for which there are limited justifications within our rules that firms can, or that borrowers may utilize in order to utilize that form of contracting. The other ones I won't cover in any detail, but they're just there for information. In terms of goods and works procurement, ADB has standard bidding documents, which are utilized by our borrowers
If it's international advertisement, they must adhere to the standard bidding documents, albeit there's some flexibility within our rules now at strategy design stage where they can amend certain elements of it. Not cover that in one or two slides. There is international and national advertising. This is normally defined on whether there is a capacity within the local market to serve the requirement of the bidding document, so whatever specification of works and goods is necessary, and the results of the analysis during a procurement strategy. So if there is an adequate market within the country to generate competition, then it's often that ADB will permit national advertising. If not, then it will go to international advertisement. A key element to be aware of here is that whether it's international advertisement or national advertisement, if you have a presence in that country, if you are registered to do business in that country, or simply you want to partake in a bidding process for a package that is nationally advertised, you're absolutely free to do that. The designation of international and national advertisement does not limit the ability of firms to bid. It simply means that it may be more complex because, for example, the documents may be in the local language, there may be a requirement to have a performance, a bid security from a local bank, and other elements that are more tapered to a domestic market. We have various procedures for bidding, going from the simplest, which is one stage, one envelope, where firms submit both technical and financial proposals in a single envelope that are opened at the same time, up to a much more complex, what we call two-stage, two envelope, where the first stage is only the technical evaluation of a proposal, and the second stage has the technical and financial proposals submitted in two separate envelopes, which go undertake opening at different times. So it's a much more complex. It is used for more, let's say, nascent technological type of engagements, whereas one stage, one envelope is for simpler, standard civil engineering or procurement of goods, and is by far the most common method that we use on our projects. Certain countries use what's called one stage two envelope, where again, technical and financial proposals are submitted at the same time. However, the bid opening for the technical evaluation and the technical evaluation itself takes place before the financial opening of all technically compliant bids. In certain countries, one stage two envelope is often used. In South Asia, it's quite popular because there is a perception or there is a belief that that proposal reduces the potential for fraud and corruption and leads to more objective evaluation of technical bids. Evaluation systems, as we mentioned already, can be pass-fail, or they can be scoring systems. We're moving more towards scoring systems now. But again, you know, the practical implementation of this has shown that scoring systems are seen more for technologically complex projects, whereas the pass-fail lowest bid is still used a lot for less complex projects, such as civil works, like a standard road project would normally follow a more classical pass-fail scoring or evaluation system. ADB has a review system. We either review all of the documents before key stages, or we review them ex post to ensure compliance with our rules. Again, we do this based on the classification of risk and complexity, which is done during the development of the procurement strategy. And finally, as I mentioned, some other advantages that some other elements that are included, including abnormally low bids, advanced contracting, which is in essence the release of the bidding documents before an ADB loan is approved. From our standard guides, just one point I'll make here is that while we have standard bidding documents, the conditions of contract, which may be within those bidding documents, can change. So if I take the example of ADB's user guide for the procurement of works, you may find within that the default is the FIDIC pink book, which is an MDB modified version of the FIDIC red book for employer designed works. But in certain cases, the contracts may be switched. So you may find the FIDIC yellow book, which is used for design and build type contracts, would be inserted as the conditions of contract to be used if it is a design build project, or similarly, if it is an engineer, procure and construct project, an EPC, you may find the FIDIC silver book is included within the works standard bidding document with relevant changes made throughout the document in order to incorporate it. If it's a design build operate project, ADB recently in 2018 released a standard bidding document just for design build operate, which builds upon the FIDIC gold book. So that's just an idea that standard bidding documents, whilst they are generally structured like that,
there can be adjustments made, and there is flexibility to, let's say, adjust the conditions of contract. Similarly, if the evaluation is using a scoring system, there are also some changes that are made on a case-by-case basis. The standard bidding documents come in three sections. I'm not going to concentrate on them all, but just to be aware that part one is the rules of bidding. Very critical that you're aware of those, because they really determine the basis upon which a borrower can evaluate and award a tender. Part two is the specifications and the drawings, normally of most interest to the engineers who are reviewing the documents, whereas section three is for the lawyers, that is the conditions of contract. So just to be aware of the three sections, all are important. Key ones to really be aware of is section one and section two, because that will define on what basis a government can reject a bid, on what basis they may receive clarification, what are the critical timelines, what are the focal points. So if you are, your firm is excluded, you can go and reference section one and see if that was grounds for rejection, the reason that they're giving for your exclusion. And if it is not grounds for rejection, or if you feel you've been rejected for an incorrect reason, then you could reference whatever clauses within the section one if you're making a complaint or filing a query. Section three, and just to touch on it quite briefly, one of the core, when a borrower is evaluating an ADB finance project, there are two areas that they will generally look at. One is satisfaction of qualification requirements, and the other is satisfaction of evaluation requirements. And within the bidding documents, that's in section three. Now, the key thing you just need to be aware of is that qualification requirements are pass-fail, black and white. So if the requirements are stipulated clearly within section three and within the qualifications section of section three, you need to adhere to each one of those requirements in order to be determined as being substantially responsive. So the difference between that is on the evaluation criteria is generally minor deviations in evaluation criteria are acceptable, and your bid may be accepted with those minor deviations dealt with at negotiation stage. So if there are small problems in the evaluation criteria and in your firm meeting the evaluation criteria, there is flexibility to deal with those later. That is unless there are a very large amount of minor deviations, which themselves may become a major deviation. And in section one of the bidding documents, there are definitions of what constitutes a major and a minor deviation. But again, just to recap, qualification requirements, you need to be cautious and ensure that you meet each of the qualification requirements. If the qualification requirements aren't clear, I always suggest that the firm would submit a query to the executing agency in order to get the necessary clarity to proceed. Key steps in the process, pre-qualification, we have the bidding process I've mentioned already. Bid opening is public. And it must be undertaken immediately after the bid is closed. There are certain protocols and procedures that the borrower needs to comply with to ensure compliance with ADB rules. The evaluation process has a series of steps that the borrower must follow. When we review the bid evaluation report, we ensure those steps are followed. We ensure that the requirements of the bidding documents were adhered to. And if we have any queries or questions, then we go back and we ask for an updated a clarification on how they perform the activity and basically a revised report if it needs to be changed. Once the evaluation is endorsed by ADB, the government moves forward with the award in accordance with the requirements of the bidding documents. And then again, we have contract management. Some general advice in terms of the process, follow the bid instructions. They're generally clear. If there is an issue, if there's a lack of clarity, always ask a question. If it's a prior review, the government will need to come to us in order to request our no objection to issue amendments or changes if they're necessary. So then we will review the issues that have been raised. If it's a post review, the government will proceed themselves, and then we will review it at a later point in time. As I mentioned, ensure you comply with the qualification requirements. Those determine really if your firm is going to fall out as being not responsive, or if they're going to be responsive and you can get taken through then for a full and detailed evaluation, which ensures that your bid is looked at right to the end. Understand the methodology for evaluation. We now have varying types of evaluation, including scoring systems. Certain scoring systems require your firm to meet a certain minimum threshold.
This should be nothing new for companies who have been working in the European market, but in ADB projects and in a lot of our developing countries, this is quite new. So just be sure that you can comply and meet any minimum thresholds, be that within a certain section of the evaluation or in the evaluation as a whole. It can vary from project to project, so please ensure that you read the bidding documents carefully. It goes without saying, study the employer's requirements, but also bring in expertise if you need it, associate or joint venture with other firms. When you look at qualification requirements, they're normally going to be split into two components. It's section 2.4 of the bidding of section 3 of the bidding documents. Section 2.4.1 will outline experience and experience that is necessary from the bidder themselves. So that is your firm. And it will require what you need to have experience in. But then there is a section 2.4.2, which allows you to utilize the experience of other partners, be it specialists, joint, or be it specialist subcontractors, and you can bring those into certain areas of work. So if you associate or joint venture with a firm, then together you can meet the requirements of 2.4.1, but you can also just subcontract certain activities to specialist firms to meet the qualifications of 2.4.2. And that can assist in you having a qualified proposal that you move forward with. Do not add conditions to your bid. There are normally grounds for rejection of the bid. So adding any conditions precedent to you accepting the subsequent award will result in you being excluded. So please don't do that. Common mistakes we see, bids not being signed, no bid security, or a lack of detail, lack of supporting documents. There are certain elements in section one that lead to rejection of the bid. So if your bid is not signed, it's rejected. If you don't include a bid security, it's rejected straight away. Even if you include a bid security that is errors, that can be subject to clarification. But no bid security means your bid is being rejected. And just be conscious of the specific requirements. Some of the elements laid out here, and you'll be provided with a copy of this slide deck, are sort of elements that may not lead to your bid being rejected, but will require clarification. So just be aware of what is the black and white in terms of what you must have, and then just be aware of the need to ensure that as much information as possible is provided. ADB has oversight over the process. These are the various stages that ADB will review. So this is for, let's say, a prior review, large value works contract. I won't go into the detail. You will receive a copy of the slides, but it shows when ADB needs to give an authorization to the borrower before they can proceed with the next step. Okay, in terms of finding opportunities and information, our website is a rich source of information. It's just key is knowing where to look. Also, I would suggest that, you know, if you can't find something on the website, then an alternative way of finding the information is actually using Bing or Google or any search engine. If you normally type in ADB and what it is you're looking for, it is normally one of the first search results. So please utilize the standard search engines to find things, especially if you're having difficulty navigating our website. But in terms of the location where you can find most of the information you'll need, it is under the Work With Us tab on the Procurement and Outreach section of our website. And within that, there are two areas that you should look. One is the Business Center and one is the Procurement page. And on all of these pages, I have provided hyperlinks. So when you receive the file, you can simply click, it'll bring you directly to the location. Our Business Center provides information classified based on whether you're a contractor, a consultant, or government. There's information in there related to basically policies and regulations or procedures and guidance, but also documents and forms, standard documents. So, you know, if you're receiving a bid if you've received bidding documents and you're wondering, is it a standard component, you can go and reference it off our standard documents if you need be. There's also the procurements page, which will link you to a lot of other information, some knowledge, some guidance notes that we have, our policies, but also shortcuts to other areas of the website in terms of seeing bidding notices and similar elements. When you're identifying opportunities, there's kind of four times or four areas where you can find information. The first is our country operations business plan. This is a three-year rolling pipeline of ADB projects. So this does not identify contracts, but it will identify projects. So if you're working in the road sector, you will be able to see when ADB is going to
approve a road project in a certain country, and then you can be sure that under that road project there's going to be a number of contracts. But it operates at more of the macro level. So if you're defining a strategy of looking at ADB opportunities, you can see generally 3 years ahead what projects ADB is likely to be delivering in each country, in each region, and you can access that information at the link I've provided here. The second entry point is procurement plans. And the procurement plan is the approved list of procurement packages to be released under a project. Now, one thing that you need to be cautious of if you have historically been following ADB procurement plans and using that as a basis to keep an eye on opportunities is to know that more and more we have what's called advanced contracting, which means that the packages are going to market even before the procurement plan is published on our website. So what you need to do to ensure that you do not miss those opportunities is keep looking for the next two elements that I have on this list, advanced notices and specific notices. Another word for a specific notice is an invitation for bid. An advanced notice is normally issued about 3 months before a package is released for projects where procurement plans have not been published. An invitation for bid is issued at the time of the bid going to market. The procurement plan, again, I have a link here. You can access it through the what we do and the documents section of the website, but also through the where we work, the link that I gave you before. The procurement notices, again, can be accessed in a similar manner. And always recommend to sign up to alerts on our website. So if you have any other queries, that's my presentation. I kept it within the time I was asked to, but I realized that we're a bit behind time. If you have any more questions for me, if you have any specific questions, you can click on the link which was posted in the chat box with the one-to-ones. I'm happy to answer any questions or take any issues you would like to address. And with that, I'll hand back to Bernard. Thank you very much for your time. I look forward to your questions and look forward to working with your companies when you bid on ADB finance projects. Thank you. Thank you so much, Kevin, for your clear explanation. So yes, there are questions, and there are actually, the first questions actually for you. So let's start with the questions which came in. So first question is from Silvia Giuffrida from Wina Consulting. When a company relies on experiences and experts belonging to the same company of the group, does it need to clearly state this? For example, through a written declaration. So what's the best way, Kevin? Okay, thanks, Bernard. And just to notice that I think Sergio has his hand raised as well, so we can go to him perhaps at some stage. You can both answer, okay. But I think that predated the question. So just to come back, so they're wondering if they need to confirm that all partners of their firm are part of their firm. Is that the question? Apologies. Yes, I'm sorry. I'm not sure. Can you see it on screen, the question? Or it's not showing. Let me check if there is an issue with my connection. So, okay, I think you should be able to see it now, probably. Is it visible? I have one question that's open. No, it's on the slide. It's on the screen, Kevin. I'm sharing the screen. Okay, yeah. Yes. Okay, so when a company relies on experiences and experts belonging to the company of the same group, does it need to clearly state this through a written declaration or something? Okay, if it says experiences or experts belonging to companies of the same group, right? The answer, okay, so it will depend on the type and the project in question. So if there is an option for our borrowers when they're generating documents to allow the expertise of companies of the same group to be taken into account for, let's say, financial resources or our construction experience. Okay, when that option is allowed, it's okay to include this expertise. If that option is not triggered, then the only expertise that can be provided is that of the legal entity comprising the bidder. So no other expertise is admissible and would not meet the requirements, the qualification requirements for the tender. So it depends on the tender. It depends on whether the borrower has requested that, has allowed that flexibility to be taken into account. If the flexibility is allowed,
then there is what is called an affiliate company guarantee. It's in essence a parent company guarantee, where the parent company or the company with whom they're relying on the experience commits to providing the financial support or the experience, the knowledge support that's necessary to deliver the project. That is when it is of a company's of the other group. If there are certain components of work that are being carried out by, let's say this is a purely experience, so this is not applicable for financial resources. If it's purely for experience, you can have specialist subcontractors that provide the experience and will deliver the experience on the project. That's a slightly separate component, but not applicable for, let's say, financial resources. Thank you, Kevin. I don't know if there is Ryan who wants to add something or if the answer, I guess the answer is pretty clear if it's necessary. Yeah, is it okay? So let's move on to the next question, which I don't know if you can see it on the screen. It's from Cesi Spa, from Francesco Comito. Is there any contractual substantial difference between the ADB standard bidding document and the FIDIC book from the specific IDB standard bidding? I mean, I think he's asking if this document is derived from the FIDIC book. There isn't a substantial difference, right? So if we look at the 1999 FIDIC Red Book and ADB's standard bidding document, which contains the 2010 MDB modified version, which is now called the Pink Book, it's substantially the same. There are certain nuanced differences between it. There's certain requirements for anti-corruption that are specifically inserted into the document. Think something like the definition of what comprises reasonable cost and profit is defined as a percentage where it was left open in the FIDIC Red Book. So it is nothing substantive, and it is modeled broadly on the FIDIC Red Book. Without getting into too many details about what the clauses are and what changes, that's a pretty much a general answer. ADB is currently looking at options in terms of adopting the updated FIDIC 2017 suite of documents. So if that happens in the next in the future, then that will lead to a substantial change in our standard works document. But for our user guide for works, that's the main difference. When it comes to other suites of contracts like the FIDIC Gold Book, we have made more changes within those. But again, I don't want to get into it in detail on this call. Okay, thank you, Kevin. I guess Sergio wanted to add something to this. Sergio, se vuoi intervenire, ho visto che hai alzato la mano, puoi intervenire. Sì, non volevo togliere spazio alle domande, ma solo precisare alcune cose. Intanto che i dati che abbiamo mostrato sia io che Rehan e che ha menzionato anche Giovanni riguardano la nazionalità dell'azienda che vince il contratto, ma non necessariamente del gruppo a cui quell'azienda appartiene. Quindi se ha vinto un'impresa, una subsidiary di un'impresa di un gruppo italiano che è localizzata nelle Filippine, per esempio, risulta un contratto originato nelle Filippine. Volevo precisare anche che solo le aziende dei paesi membri, dei 68 paesi membri, possono partecipare generalmente alle gare di procurement. Come dicevo, c'è un costo di ingresso. Non so rispondere alla domanda che è stata fatta sulla chat. Non credo ci siano ostacoli o discriminazioni verso le imprese italiane. Certo, c'è un costo di ingresso, come ho detto all'inizio, e anche magari rispetto ad altri procurement più diretti ci sono tempi, procedure safeguards, insomma criteri da soddisfare, a volte stringenti. Questo però va, sono le imprese che devono, voi che dovete decidere, va compensato, diciamo, questo maggiore costo magari in termini di tempo e di procedure, col fatto che si lavora con un'istituzione che ha una grande reputazione regionale, che monitora, come avete visto dalla descrizione di Kevin, le procedure, quindi garantisce trasparenza e level playing field, e fornisce una serie piuttosto ricca di strumenti di eventuale reclamo. Ecco, voglio solo precisare questo. Grazie.
Perfetto, grazie Sergio. Rimani lì perché c'è una domanda. And thanks, Kevin. I'm forwarding a question to Sergio, giving his past experience. Credo che ci sia un tuo ex collega di Leonardo Spa che fa una domanda. Perché le società italiane non riescono a entrare? Immagino che stia chiedendo quali sono gli ostacoli principali che fanno sì che le imprese italiane siano collocate così in basso un po' nella graduatoria dei fornitori. Secondo voi, secondo te, Rean, diciamo, quale può essere una spiegazione? Forse Rean ha le informazioni sul numero di imprese che non vincono contratti, se c'è una percentuale diversa, io non lo so, non so rispondere a questa domanda. Ho cercato di rispondere prima dicendo che non vedo sostanziali evidenti discriminazioni e rilevo che l'approccio, soprattutto l'ingresso, diciamo, è il primo approccio al procurement dell'Asian Development Bank richiede un costo iniziale, è un investimento che va poi soppesato con i benefici che si possono ottenere. Rean, vuoi aggiungere qualcosa? Sì, aspetta che... Riesci a visualizzare la domanda? Sì, la riesco a visualizzare. Scusami, stavo cercando di navigare in Teams perché non uso quasi mai Zoom. Scusami per il ritardo. Guarda, io non è che ci abbia proprio una risposta precisa, però io, come ho detto prima, che a volte che il problema... magari delle aziende italiane, secondo la mia esperienza, diciamo magari nei ultimi 10 anni che ho visto, che magari che a volte che non capiscono bene diciamo le regole per come operare con le multilaterali, hai capito? Perché e praticamente, cioè, non sono molto a conoscenza delle ultime linee guida e questo secondo me impedisce un po' la partecipazione delle aziende italiane da quello che ho visto, da quello che ho capito. A volte poi c'è questa cosa che poi pure anche Kevin ne ha parlato e anch'io pure accennato prima, è molto importante stabilire questi rapporti con dei partner locali, perché quello ovviamente è, diciamo che è molto vantaggioso, perché loro capiscono bene come funziona, e secondo me quelli che formano una joint venture al momento di sottoporre, diciamo, a rispondere alla gara, sono più avvantaggiate anziché fare queste joint ventures dopo che sono state hanno partecipato alla gara. Grazie Rean, infatti se posso fare una chiosa qua, cioè, c'è anche un po' forse anche di nostra responsabilità. Per anni anche come noi, come istituzioni, abbiamo privilegiato molto le azioni di formazione, organizzazione di missioni presso la Banca Mondiale. È stata una grande centralità, è stata data alla Banca Mondiale anche appunto come attività promozionali, e quindi è ovvio che tante imprese italiane hanno lavorato molto di più con la banca, tanto che fino a 2 anni fa l'Italia comunque si è collocata sempre nei primi 10-15 fornitori della Banca Mondiale, a differenza di altre banche, per non parlare poi delle banche europee, dalla BERS fino alla European Bank, Investment Bank, la BEI, dove comunque le imprese italiane sono sempre state tra i principali fornitori e beneficiari di finanziamenti. Quindi ecco, forse in questi webinar sono un po' un tentativo anche un po' di ribilanciare verso est, cercando di incentivare le imprese italiane a conoscere meglio queste istituzioni che abbiamo anche un po' noi trascurato. Vediamo la prossima domanda, non so se riuscite a visualizzarla, è da parte di un funzionario del MAECI, del Ministero degli Affari Esteri. Questa credo che sia rivolta sia per Sergio e forse per Rean. Qual è la vostra valutazione dell'operato della banca in Asia centrale negli ultimi anni? Relativamente alle opportunità e problematiche della regione. Non so se si riferisce in particolare. Sergio, vuoi dire qualcosa su... Va bene, poi ascolto anche volentieri Reano, Kevin.
La mia impressione è che la banca ha lavorato molto bene, è stata centrale nello sviluppo, come dicevo, molto dinamico del continente, con alcuni paesi che rappresentano dei modelli per la crescita. Le principali problematiche che ora la banca ha di fronte è di adattarsi a questa nuova situazione di un continente in cui i paesi poveri sono rimasti in pochi, in cui la maggioranza dei paesi sono di reddito medio o medio elevato e quindi devono affrontare problemi che non sono più solo di crescita quantitativa e infrastrutturale, ma sono di apprendimento di tecnologie, di conoscenze e di adeguamento della governance, delle strutture, delle istituzioni politiche e amministrative. Quindi questa è un po' la sfida che l'ADB ha di fronte. Infatti ci sono varie iniziative interne in corso, in cui discutiamo spesso al board, che riguardano l'adattamento e il maggiore intervento nel campo dell'assistenza tecnica e della diffusione delle conoscenze. Ok, grazie Sergio. This is was one of the last questions. Kevin, I guess there is one final question which I didn't have time to transcribe, but let me ask it to you. What is the most common mistake for exclusion, which company make when they submit their offer to the bank? What is the typical mistake which eliminates them? Something which you see happen very often. Quite often, firms don't meet the qualification requirements. So there will be a requirement within the documents which says that the company needs to have certain experience, and that will not they will not meet that criteria. Alternatively, simple things, but incredibly frustrating things, like not providing a bid security and not having the right signatures on the documents going that are submitted. Generally, it's these sort of issues that we see firms being excluded for. The key one being sort of the, and that's why I drew attention in the discussion on section three, the qualification criteria. There is no reason why a firm bidding should not be able to meet all qualification criteria, because they either look and know they can meet them and decide they bid, or they decide that this project is not for them because they cannot meet them and they don't bid and they don't waste this 4-6 weeks of work that's necessary. So I truly believe that any firm that submits a bid must make sure that they meet all of the qualification criteria. And if there is any lack of clarity about what they're supposed to meet, to actually ask the questions that provide that clarity during the bidding, rather than assuming that it is something or another. So that's the most common issue I've seen in reviewing documents. Because after that, as I said, it is not very often that it is a material deviation to the evaluation requirements that results in a firm being excluded. It's quite rare. Because normally the deviations, because these are mostly competent firms, can be addressed at negotiation stage later. So it's really very close attention to qualification requirements and ensuring that the formality around submitting your offer is correct. And how important is to have a strong local partner, or if you're a small or sometimes a micro company, which maybe has only 5 people, but they're very good in their consultancy, they've got great expertise. Is this how relevant is the right consultant on the ground from the country where the project is carrying out? I think it's critical. And I'll also defer to maybe Rehan, who has much more experience in the bank than I do. But if you don't understand the context of the country, if you don't understand the executing agency who is delivering the project, if you don't understand what their goals are, what their and what the environment for doing business in, and how you can bring in machinery, what personnel you have in the ground, all of these sort of things, it becomes very difficult to put in an offer that you can be confident of. So, you know, whether it's consulting services, whether it's works, the same principle applies. You need on the ground knowledge in order to have a really good proposition. And, you know, Sergio mentioned a few things earlier on, but really, I think for firms who are interested in doing business with ADB, ADB is an entry point into a country. We can provide certain safeguards and certain, you know, protections, for want of a better word, in terms of the process, in terms of the guarantee availability of funds and that.
But it's still, you know, it's a new market for companies. So I would also suggest that, you know, they focus on a certain sector, they focus on a certain area, and they do the necessary due diligence and really invest in making or getting a good outcome in that specific circumstance, rather than trying to bid across a number of different regions, a number of different countries. I think if you can start more focused and then expand out over time, then that's good. But as Sergio had in his slide, you need a bit of patience. You need to be really willing to put in the effort. It is not that the contracts will simply, you decide to bid for ADB and suddenly they land on your table. It's a difficult, a more different proposition to that. Rehan, I don't know if you want to add. Sorry, is my mic on? Yeah, no, no, credo che Kevin abbia risposto abbastanza bene. Io volevo solamente, come dicevo prima, che secondo me è proprio, secondo me, il problema forse centrale è proprio la scarsa conoscenza delle opportunità che sono disponibili. E a volte io anche ho capito dalle varie conversazioni che ho avuto con dei colleghi dai studi di consulenza o anche dalle imprese italiane che magari loro a volte percepiscono un po' eccessivo il costo di partecipazione, perché magari all'estero bisogna, non so, stabilire un ufficio di rappresentanza, eccetera, ingaggiare il personale, però gli altri lo fanno perché non anche le società, le aziende italiane. E come ha detto anche Kevin, la difficoltà magari a comprendere le condizioni contrattuali, ma secondo me sì, lui ha detto un partner locale, un agente locale che conosce bene il suo territorio, conosce bene la cultura, conosce bene come ingaggiare col governo, eccetera, è fondamentale. Praticamente parti nei blocchi di partenza, sei già in vantaggio, c'hai proprio il vantaggio di Usain Bolt. E secondo me è fondamentale. E abbiamo notato, adesso io non ho i dati a portata di mano, ma mi ricordo uno studio che fu fatto qualche anno fa quando io lavoravo nella divisione che copriva il settore energetico, e che spesso le imprese italiane erano quelle che partecipavano meno in questi joint ventures rispetto magari ai tedeschi, ai francesi. Non so se ancora questa affermazione sia valida anche oggigiorno, ma almeno questo di qualche anno fa avevamo visto questo trend, questo andamento, e questo mi sorprendeva un po'. Magari non so perché c'era questo, un po' questa di esitazione la creazione di partnership locali. No, grazie. Partnership locali, sì. È una cosa che ci chiedono spesso, insomma, quindi risulta molto anche a noi tra i fattori, diciamo, che tengono un po' indietro le imprese italiane. Una domanda che invece è giunta adesso, è una domanda più quantitativa, è a quantity question from Vincenzo Cucurullo. He's asking, we are a company of engineering and architecture. Roughly, how many tenders are there each year for engineering and architecture, which are issued by the Asian Development Bank? I don't know. Can somebody give a rough figure? Yeah, I can give a rough figure, maybe. So generally, let's say consulting firm contracts, if we're talking about, it's normally, let's say, for technical assistance, it's about 150. Consulting contracts. For goods and works and on loans and grants, there's even more. I think you could be talking maybe, I don't know, 300 or 400 per year. But also, I think for engineering firms and architecture firms, an important thing to understand is that if you are a firm, it's not that you are restricted to applying for only firm contracts. So contracts where we are looking for a firm. You can also apply, or your staff can also apply for individual consulting assignments, where basically if there is a need for one expert who is an expert in marine engineering, who is an expert in railways, who is an expert in roads, who is an expert in solar, that your firm, one of your experts in your firm, can register on our consulting website and can actually submit a request. And if ADB selects that individual, then ADB will actually contract with your firm for the services of that individual. So this is a very good way, if you haven't done business with ADB before, of getting a good understanding of how ADB works, of getting your experts experienced in working in ADB projects and improving your chances on larger contracts in the future. So again, often not well known. And like, you know, if we say we have 150 technical assistance contracts per year, generally there's about 2,500 individual consulting contracts. So the number of opportunities increases substantially and gets you used to working, gets your staff used to working with ADB.
Thank you. No, very interesting. And thanks for the figure. It's very actually accurate. I was not expecting that. Look, I think that was the last question. In 15 minutes, we will have the one-to-one meetings. Tra 15 minuti ci saranno i meeting one-to-one. Per cui invito tutti coloro che si sono prenotati per le loro one-to-one meeting di cliccare al link che gli è arrivato quando all'atto della registrazione, qualche minuto prima del loro slot. Gli slot sono di 10 minuti ciascuno, vi preghiamo di stare nei tempi per consentire anche agli altri che hanno fatto richiesta di poter fruire del loro slot di 10 minuti. E appunto, dottor Lugaresi, Rehan, Kevin sono a vostra disposizione. Prima di terminare, before I would like also to thank Kevin, and I'm sorry I said that in Italian, it was about the one-to-one meetings, and before, of course, I thank everybody for this great session we had today, and before saying goodbye, I would like to share, there is another appointment which I wanted to share with you guys. Volevo condividere un'altra iniziativa dedicata alla ADB, che si terrà, un attimo che provo a condividere, secondo solo, dei problemi qui con la connessione. Ecco, allora, c'è un evento organizzato Cassa Depositi e Prestiti e ADB il 2 luglio, quindi tra 10 giorni, 12 giorni, c'è questo prossimo evento, 9:30 in the morning, Italian time, 3:30 Manila time. C'è questo evento che si chiama Clean Energy and Transport, Exploring New Opportunities for Italian Companies in Emerging Markets. Una differenza importante rispetto al webinar di oggi, che è stato di carattere più generalista, è che questo webinar del 2 luglio sarà focalizzato su alcuni temi settoriali. Adesso in chat condividiamo anche il link per iscriversi a questo incontro, quindi cliccando sulla chat adesso provo ad inviare a tutti coloro che sono interessati, che sono in ascolto, il link. Eccolo, ho appena condiviso il link. Chi di voi fosse interessato a partecipare può cliccare su questo link e iscriversi, c'è la form di iscrizione per ricevere poi il link i giorni precedenti l'evento. Appunto, un evento settoriale con focus particolare sul settore trasporti ed energie rinnovabili. Bene. Per il momento è tutto. Thanks again everybody, thanks Kevin, thanks Rehan e Sergio, e ci vediamo la prossima volta. Grazie ancora, arrivederci. Arrivederci.